Quello che si sta cercando di capire a Downing Street e su cui si concentra in queste ore il lavoro del gruppo Cobra, ovvero i vertici dell'apparato di sicurezza britannica riuniti dal Premier David Cameron, è se si sia trattata dell'azione di due lupi solitari o se quello che è accaduto ieri a Woolwich sia una cospirazione pianificata da una fazione jihadista nigeriana connessa ad Al-Qaeda. Intanto continua a fare il giro del mondo il farneticante discorso improvvisato in strada da uno dei due assalitori del soldato britannico brutalmente decapitato meno di 24 ore fa. Chiedo scusa alle donne che sono state testimoni, dice, voi gente non sarete mai al sicuro, cacciate i governanti, loro non si curano di voi, liberatevi di loro, ditegli di ritirare le nostre truppe in modo che possiate vivere tutti in pace. Le nostre truppe di cui parla l'uomo col macete sono quelle dispiegate in Afghanistan. L'altro attentatore dice ad una donna che lo ha affrontato in strada poco dopo l'assalto al soldato, lo ha ammazzato perché lui ha ucciso tante persone in Afghanistan. Tutti e due gli attentatori sono feriti e piantonati in due diverse località. Uno sarebbe stato riconosciuto in TV da un parente. Si tratterebbe di Michael Mujahideen Adeboloia, cittadino britannico di origini nigeriane, come anche il suo compare, convertitosi da anni alla fede islamica. Il timore adesso è che l'attacco di Woolwich possa innescare tentativi di vendetta. Un uomo è stato arrestato oggi dopo essersi presentato in una moschea nell'Essex armato di coltello e bottiglie incendiarie. Stessa sorte per un altro uomo, fermato per danneggiamenti sempre ad una moschea, stavolta nel Kent. E ci sono anche altri fermi tra i militanti dell'estrema destra xenofoba avvenuti nella notte dopo gli scontri con la polizia, seguiti all'attentato. Sempre nell'ambito delle indagini, poco fa agenti dell'antiterrorismo hanno perquisito un'abitazione nella contea del Lincolnshire. Il sindaco di Londra, Johnson, intanto ha invitato la cittadinanza a restare calma, unita, promettendo che giustizia sarà fatta.